Eccoci, buongiorno, buon pomeriggio a tutti dal Facebook e anche da YouTube di Comicon. Io sono Alino, ma non ci sono i sottopancia? Simpatico regista, non ci stanno? Ecco, bravissimo, come siamo bravi. Un saluto al nostro Emanuele, subito chiamato in causa. Ciao, io sono Alino, come sta scritto lì, e soprattutto vicino a me c'è Joanna Wand. Del Goethe Institute, che saluto. Ciao Ioanna. Buonasera, ciao Alino. Allora, cominciamo questa simpaticissima diretta. È tempo che non facevamo qualche diretta online qui sulle pagine di Facebook e di YouTube di Comic-Con. Siamo di nuovo in un periodo così, un po' chiusi a casa e quindi dopo un autunno fatto un po' più in esterna con delle mostre in giro e anche appunto una bellissima mostra di cui parleremo appunto adesso al Goethe Institute, ci ritroviamo un po' ancora di nuovo nelle nostre case e abbiamo pensato di parlarne. Abbiamo chiamato infatti questa diretta in diretta dallo studio di Mauil, che sarà protagonista di questa diretta. Fra poco lo chiameremo in causa. Noi siamo sempre molto contenti di collaborare con il Goethe Institute di Napoli e d'Italia, diciamo così, per qualunque cosa che sia fumetto, illustrazione. Sono svariati anni, forse decenni, oserei dire, che Sì, collaboriamo. va bene, una quindicina di anni collaboriamo, sì. Sì, vedi, ci troviamo. E questa sarà l'occasione per parlare di un bellissimo fumetto, di una bellissima mostra che abbiamo allestito nelle sale del Goethe Institute, nuova sede, diciamo nuova, da quanto state lì? Un 3 anni, Va 4 anni? bene. Da 8 anni ormai Ma siamo dai, qui. vedi Sì, 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 sì. come passa il tempo quando ci si diverte della serie. E ovviamente, come si vede già dalle immagini, come vedo anche dalla bella sagoma che è alle spalle di Ioanna, la mostra, esatto, è su un personaggio a tutti noto del mondo del fumetto che si chiama Lucky Luke e che è stato oggetto di una rivisitazione a fumetti da parte dello stesso Mauil, che è un autore, diciamo, anche, bah, definiamolo sperimentale, underground, diciamo di ricerca, che però ha ovviamente messo una sua mano particolare. Ah, salutiamo Mauro, ecco, Mario. Io volevo infatti dire appunto a tutti quelli che ci seguono che vedremo i messaggi, leggeremo i messaggi anche in diretta. Anzi, mo li metto, ecco, Mario Punzo ci saluta. Ciao Mario. Mario ormai è il mio compagno di dirette da 6 mesi, ogni tanto ci ritroviamo in diretta, più siamo come Mondaini e Vianello ormai, diciamo, poi vediamo chi dei due fa l'altro. Vabbè, sto parlando già troppo, volevo lasciare la parola a te per Sì, dai, giusto, raccontarci. giusto per fare un piccolo saluto, no? Da parte del Goethe. Sì, vai, vai. Quindi ancora una volta buonasera dal Goethe Institute. In effetti io mi sono collegata stasera proprio da Palazzo Sessa a questa piccola chiacchiera. Sono felicissima di essere qui ed è un grande piacere per me incontrare stasera uno dei maggiori disegnatori tedeschi, rinomato e riconosciuto in Germania, ma anche fuori la Germania. Allora, in questo momento voglio anche dargli un carissimo benvenuto, anche se non lo vediamo ancora qui sullo schermo. Alino, sì, possiamo dire che con Mavil ha iniziato la collaborazione tra Comic-Con e Goethe Institute. Vero, vero, verissimo. Nel 2006 è stato ospite di una delle prime edizioni del festival insieme ad altri fumettisti tedeschi, Sascha Hommack, Kati Rickenbach, Uli Lust, Kai Pfeiffer, per nominare solo alcuni. È nato anche una piccola brochure in questa occasione che posso far vedere qui. Sì, Vedete? Sì. mettila più vicina alla camera, così proprio. Ecco, Bravissimo, ecco. perfetto. Bellissima, Kleiner als das Leben, größer als die Realität, il nuovo fumetto tedesco. In effetti, all'epoca era un momento molto importante nella storia del fumetto tedesco. Cominciava a essere
riconosciuto, a essere seguito anche fuori della Germania. Nel frattempo si è affermato proprio anche a livello internazionale, quindi Mabel e molti altri sono stati tradotti in varie lingue e godono ora di un ampio pubblico di lettori al di fuori del mondo germanofono. Per la promozione del fumetto tedesco in Italia è stato importante il lavoro del Comic-Con e voglio esprimere un grazie di cuore per tutto l'impegno che avete messo dentro. E in effetti dal 2006 ogni anno organizziamo delle belle mostre personali, ma anche di gruppo, di disegnatrici, di disegnatori tedeschi presso la nostra sede. E quest'anno, in occasione dell'uscita italiana di Lucky Luke Sattelt presso Nonarte Edizioni, tocca di nuovo una volta a Mavil. E anche se le condizioni al momento sono difficili, abbiamo la mostra qui in sede. Certamente al momento non aperto al pubblico, ma speriamo molto che magari ancora prima di Natale, Si possa diciamo avere viene, qualche altro sì, giorno. possiamo riaprire. Posso già dire a questo punto che sarà prolungata fino a febbraio, fino a fine febbraio del 2021. Questa è una notizia molto importante, Fantastico, penso. fantastico, benissimo. Benissimo, benissimo. Questa E la è una mostra, bella notizia. voglio solo dire questo ancora, che la mostra veramente sottolinea che Mavil è un artista estremamente versatile, si può dire così, versatile. Allora sicuramente è tutto centrato su Lucky Luke, ma c'è da scoprire molto altro, soprattutto intorno alla bicicletta, no? Allora questo è un tema che appare sempre in qualche contesto nei fumetti o nella maggior parte dei fumetti di Mavil e anche una parte che ha qualche cosa a che fare proprio con Mavil, è un grande appassionato della bicicletta e quindi anche come dire, un sostenitore della sostenibilità, della mobilità sostenibile, Benissimo, bravo. Brava, brava, su cui noi pure facemmo qualche mese fa un'altra diretta, se ricordi, con i soliti storici partner del Comic-Con, ovvero il Bike Festival, con cui organizziamo sempre e da cui anche questa occasione, questa mostra è partita. Salutiamo anche il Multicinema Modernissimo che ci saluta e ci ringrazia. Sì, come sempre la bicicletta è anche un nostro punto cardine su cui puntiamo ogni anno per costruire pezzi del programma culturale di Comic-Con e sempre anche grazie al Goethe Institute. Tu hai ricordato quella mostra del 2006, anche io la ricordo con piacere perché erano gli anni in cui come temi avevamo le macro regioni geografiche fumettistiche sparse per il mondo. Quell'anno facemmo il mondo anglosassone, ovvero Inghilterra, Germania, e veramente fu un'occasione per scoprire tutto un mondo, diciamo, tedesco legato ai fumetti. Io di mio poi sono stato ad Erlangen, che è un festival meraviglioso che si svolge, il festival più importante che si svolge in Germania, biennale, e avevo l'occasione appunto di fare questo fumetto che, aggiungo solo a quello che hai detto tu, fu veramente un punto di svolta, perché pensa che è stato la prima pubblicazione di fumetti tedeschi, diciamo, no? Di un certo tipo in Italia. C'era Ralph Koenig. Vabbè, io le dico male, i nomi, tu hai giustamente l'hai detto benissimo, tutti i nomi che partecipavano. C'era soprattutto Ralph Koenig, che era famoso in Italia, e forse qualcun altro, ma diciamo una tale messe di autori tedeschi per la prima volta visibili in Italia, sia in cartaceo ma anche fisicamente come ospiti al Comic-Con, diciamo fu un momento molto importante. Io direi di far intervenire subito, perché poi noi cominciamo a parlare e alla fine le cose vanno così. Direi di iniziare subito a far intervenire l'ospite principale, ovvero Mauil, che lo vuoi chiamare tu. Eccolo. Hallo Marvin. Marcus. Herzlich willkommen. E salutiamo anche Doris, non mi metto proprio a pronunciare il cognome di Doris, lo dirà Ioanna e io non ci provo. Va benissimo, Doris. Buonasera, Buonasera a Doris. tutti. Doris ci aiuterà nella traduzione a Mauil. Buon pomeriggio Mauil, che ovviamente, ahimè, non parla italiano, diciamo, in nessuna maniera. Vabbè.
ma neanche napoletano, quindi no, è ancora peggio. Con Mauil affronteremo, come abbiamo detto, un paio di momenti. Un primo momento ci piaceva ovviamente focalizzare sul fumetto che lui ha realizzato, diciamo, particolarmente su Lucky Luke, come abbiamo detto, ed è oggetto della mostra. In particolare, credo che lo volessimo far disegnare, no? Adesso, Giovanna. Sì, infatti, così era previsto. Vai, facciamo Quindi. partire. Okay, also Sie, wir begrüßen Sie sehr herzlich hier und freuen uns sehr, dass Sie hier sein können. Und im ersten Teil beginnen wir gleich mit dem Thema Comic und Sie werden eingeladen, etwas zu zeichnen. Okay. Clicco qui. Ah, che voglio dire, una delle cose più belle che abbiamo visto in queste dirette è che le persone vogliono vedere disegnare, perché giustamente, diciamo, vedere le nostre facce che parlano magari è meno attraente che vedere una matita anche virtuale che si muove su un foglio. Eccolo qua, che bellezza, guarda. Io Diciamo poi. così. Sì, Ja, è perfetto, è perfetto. Io rimango sempre sorpreso della bellezza di veder disegnare i disegnatori, per quanto faccia questo mestiere ormai da svariati decenni, ma la creatività che loro dimostrano, il colpo d'occhio che hanno per il disegno, insomma, mi lascia sempre sorpreso. Non so tu che ne pensi, Johanna. Sì, no, penso anch'io, no? È proprio affascinante, allora, proprio dal nulla appare, no? Allora, non si vede neanche più la mano del Il disegnatore. È disegnatore. magnifico questo Lucky Luke. Io, allora, noi ovviamente tenderemo a parlare di Lucky Luke in questo pezzo, diciamo, iniziale di questa diretta. Fra poco faremo entrare anche l'editore Nona Arte nella persona di Davide Barzi, fra pochissimo, direi alla fine del disegno, diciamo così, che Mauil ci sta regalando. Di mio posso ovviamente presentare un po' questo personaggio, che è un personaggio. Ma guarda, chiamarlo classico, chiamarlo storico è anche poco, nel senso che Lucky Luke è veramente un pilastro enorme della fumettografia mondiale. Anzi, chiamiamo Davide Barzi a venire tra noi. Ecco, ci saluta Danilo Napoletano. Ciao Davide, Buonasera a buongiorno, tutti. buonasera a tutti. Buonasera. Davide è appunto qui in veste, diciamo, di editore del fumetto di Mauil, che io però non ho qui fra le mani. Davide, tu ce l'hai, fisico, Eccolo qua. da far vedere. Eccolo, eccolo qua, perfetto. Lucky Luke monta in sella. Allora, diciamo che adesso io e Davide, e con l'aiuto di Mauil, cercheremo di inquadrare un po', Lucky Luke e il Lucky Luke disegnato da Mauil in particolare. Lucky Luke è un personaggio che nasce nel 46, vado a memoria, Confermo. disegnato da Morris, grandissimo autore franco-belga, belga direi, era belga proprio, giusto Morris? Sì. E che cominciò a disegnarlo e per i primi anni lo disegnò da solo, fino a poi far intervenire un altro. Io ho quasi tremore nella voce a dire il nome di René Goscinny, perché veramente siamo di fronte alle Mostro persone, sacro. esatto, alle persone che hanno creato il nostro linguaggio, il linguaggio che amiamo, ed è un scrittore, sceneggiatore, creatore, Goscinny, oh, cioè io mi inchinerei se fosse qui, ma purtroppo nel 77 ci ha lasciato. Goscinny dal 55 inizia a scrivere le storie di Lucky Luke, eccole, nella veste editoriale, diciamo, di Nona Arte, in questo caso del Corriere della Sera, diciamo, erano degli allegati, giusto, Davide? Sì, Corriere Gazzetta, sì. E Lucky Luke è stato, vabbè, io manco mi metto a snocciolare i numeri di Lucky Luke, parliamo di, avevo letto, tipo 250 milioni di copie svendute nel mondo, quintali di edizioni e di linguaggi, ovviamente, raggiunti da questo personaggio. Animazioni, lungometraggi live, fumetti a non finire. La coppia Morris e Goscinny andò avanti fino al 77, come ho detto, e poi dopo si è fermata per, ahimè, la scomparsa
di Goscinny ed è poi proseguita, diciamo, con altri autori. Davide, dici un po', raccontaci un po' come sia di Lucky Luke e come voi come non arte siete poi giunti a Lucky Luke. Allora, saluto tutti i presenti, chi ci ascolta a casa. Sicuramente da noi in Italia Lucky Luke arriva abbastanza tardi, perché il personaggio del 46 arriva in Italia nel 62. Ha più o meno nei decenni avuto una continuità di pubblicazione, è stato sempre presente, ma in maniera abbastanza disordinata, caotica, su rivista, alcuni episodi, serie di volumi che partivano, si fermavano dopo un po', perché parliamo di un personaggio che ha oggi, insomma, quasi 90 volumi realizzati, tra la serie regolare, gli spin-off, eccetera, eccetera. E quindi quello che è il rapporto di Lucky Luke con Non Arte, che in qualche modo festeggia il decennio, perché è cominciato nel 2010, quindi festeggiamo i due lustri, ed è anche curioso perché il Lucky Luke di Non Arte parte con autori extra, ovviamente perché Morris ci ha lasciato nei primi anni 2000, ma anche perché, a differenza di un personaggio con cui spesso viene messo, non dico in contrapposizione, ma insomma li si vede vicini, che sono ovviamente Asterix e Lucky Luke, diciamo che nel tempo Asterix ha trovato una sua formula e l'ha abbastanza mantenuta, quindi sia Uderzo quando è andato avanti dopo Goscinny, sia gli autori arrivati dopo hanno cercato di portare avanti una formula, chiaramente innovando ma rimanendo molto fermi nella tradizione. Mentre invece Lucky Luke arriva a Marvel proprio perché, soprattutto post Morris, c'è stata la volontà anche di differenziare. Per cui da un lato c'è il Lucky Luke più classico, che è disegnato da Ash Day dopo Morris e che soprattutto ha avuto degli sceneggiatori di grido, perché il primo volume pubblicato da Non Arte in Italia nel 2010 e che credo sia tuttora il volume più venduto di Non Arte era scritto da Pennac e Tonino Benacquista, per cui due nomi non esattamente di secondo piano. E poi sono state fatte anche delle sperimentazioni con Bonhomme, per esempio, che ha fatto L'uomo che uccise Lucky Luke, che noi abbiamo pubblicato sia a colori sia in bianco e nero, e poi anche con Buzzard, che forse concettualmente è già un po' più vicino a Marvel, perché lavora molto sulle gag, su un umorismo parossistico e su un segno più fresco e meno di tradizione tipica franco-belga. Per cui, ecco, tanti Lucky Luke diversi che mantengono lo spirito del personaggio, ma che portano poi qualcosa dell'autore all'interno della saga di Lucky Luke. Per quanto riguarda il lavoro di Marvel, senza anticipare troppo e entrare in temi che poi... Anzi, facciamo una cosa, Davide, facciamo così. Sì. Io ti ripasserei dopo la parola a parlare dell'edizione italiana di Marvel. E magari, Johanna, potremmo adesso far intervenire un po' Mawil, che magari ci racconta come è arrivato a Lucky Luke. Perché un ragazzo della Germania dell'Est, diciamo, arriva a Lucky Luke. Forse, magari... Ciao Nicolas, saluto Nicolas Armano, dalla lontana Argentina. Ragazzi, ci stanno seguendo, ve lo voglio dire. No, forse lui sta in Francia, va, non esageriamo, sennò non è un orario strano. Volevo dire che volevo pure dare un po' di qualche cenno biografico di Mawil, che magari se ce lo può dare Johanna, e poi far intervenire Mawil, iniziare a parlare con lui di Lucky Luke. Ok, possiamo anche fare così. Allora, sì. Fare adesso una piccola, come dire... un momento sulla sua biografia, non ho capito bene. No, volevo solo, ma tu già hai raccontato, diciamo, dell'importanza di Mawil nel fumetto tedesco. Volevo solo ricordare che lui ovviamente parte
nella Germania dell'Est, diciamo così, e in questo senso ha incontrato poi cioè Lucky Luke in particolare, quindi volevo fare raccontare a lui fondamentalmente okay. il suo incontro con Lucky Luke direttamente parlando di questo fumetto qua. Parleremo dopo con lui di altra sua, di altro suo percorso artistico al di là di Lucky Luke, quindi chiediamogli, diciamo, come ha incontrato Lucky Luke. Ok, quindi adesso faccio l'interprete o lascio sempre la parola a Doris? A Doris, Doris, sì, certo. Ok. Gut, dann wäre, sehr geehrter Marvel, jetzt das, der Moment, dass Sie vielleicht ganz kurz erklären, wie Sie zu Lucky Luke gekommen sind und vielleicht einige Einblicke in die Biografie, Ihre persönliche Biografie geben könnten. Okay. Also ich bin 76 in Ostberlin geboren, noch zu Mauerzeiten, und habe aber als Kind schon sehr gerne Comics gelesen. Es kamen relativ wenig Comics aus Westeuropa bei uns an, aber wenn es mal irgendwie Lucky Luke oder Asterix gab, wurden die natürlich sehr ausführlich gelesen und getauscht und weitergereicht. Ich habe sozusagen die Sachen sehr ausführlich gelesen. Soll ich kurze Pause machen? Ja, genau, danke schön. Allora, io sono nato nel 1976 a Berlino Est, ovviamente a questo punto ho vissuto da bambino l'epoca del muro, e già da bambino leggevo con grande passione i fumetti. Arrivavano pochi fumetti ovviamente dall'Ovest, però eravamo molto appassionati di questi fumetti. Also ich war schon als Kind sehr, sehr großer Fan, hätte mich aber nie getraut, mich selber bei dem Verlag zu bewerben. Das war sozusagen eine Idee eines Mitarbeiters von meinem alten Verlag, der zu dem deutschen Egmont Verlag gewechselt ist, mich da mal vorzuschlagen für diese Hommage-Reihe. Also ich mache zwar klassische Funny-Comics, ich bin also sozusagen sehr inspiriert von den Sachen, die Morris und Goscinny hier gemacht haben. Hätte mir das aber selber nie zugetraut. Das war eine große Überraschung für mich, diese Anfrage. Che belli, sì, sì. Per me l'idea di avere questo onore, questo immenso onore di poter disegnare io il nuovo episodio di Lucky Luke, veramente è stato un grande onore, è stata l'idea del mio editore. Io non avrei mai osato di candidarmi per questo omaggio. Genau, ich habe dann sozusagen erstmal versucht, den Lucky Luke selber zu zeichnen. Das ist ja eine relativ einfache Figur, die mit relativ wenigen Linien gezeichnet wird. Aber natürlich schaffe ich nicht innerhalb von einem halben Jahr das, was Morris über 40 Jahre da geschafft hat. Ich habe mich dann darauf besonnen, einfach, es soll ja nur eine Hommage sein. Ich habe dann sozusagen einfach Lucky Luke so gezeichnet, wie ich ihn selber zeichnen würde. Das Storyboard, was wir hier sehen, ist ein bisschen ausführlicher, als ich es sonst mache, weil natürlich der französische Verlag, der Rechteinhaber, auch immer mit drauf gucken wollte, was für eine Geschichte ich denn da mache, ob das auch alles offiziell Lucky Luke in das Universum passt. Und es waren aber alle sehr zufrieden. Es gab kaum Kritikpunkte von Seiten des deutschen oder französischen Verlags. Sie. Allora, poi ho cercato semplicemente di disegnare io stesso Lucky Luke, che di per sé è una figura abbastanza semplice, abbastanza lineare, però ovviamente è molto difficile fare lo stesso lavoro che Morris ha impiegato più di 40 anni per i suoi fumetti. Lo storyboard che vediamo qua è un po' più ampio, un po' più complesso, perché ovviamente anche l'editore francese voleva osservare, voleva partecipare a questo lavoro. E alla fine però devo dire che tutti sono rimasti molto contenti. Also es gab ein, zwei Szenen, ich habe gefragt, ob ich den Lucky Luke mit drei Fingern zeichnen darf, so wie ich meine ganzen Figuren sonst auch zeichne. Sonst hat er natürlich vier. Und es gab in der einen Kneipe ein paar, wie sagt man, die Sprache musste ein bisschen abgemildert werden, damit es als Familienalbum funktioniert. Ansonsten hat die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert.
Per esempio, all'inizio in uno o due scene ho chiesto se io potevo disegnare la Lucky Luke con tre dita solamente, non con quattro, e questo è stato comunque accordato. E per esempio c'era anche qualche scena nella Kneipe, c'è cioè questo bar, questo pub, che doveva essere un po' più adattato alla famiglia, così era un po' più rivolta alla famiglia. Bellissimo tutto questo. Ma posso chiedere sempre alla regia, c'è passato quel momento molto bello che si vedeva il passaggio dalla matita al colore. Ci possiamo tornare? Perché mi piaceva questo, perché ovviamente voglio rimarcare che Mawil di questo fumetto ha fatto tutto, giusto? Anzi, glielo chiedo attraverso Doris. Lui ha scritto, ha disegnato, ha colorato, eccetera. Also ich erste Frage einmal, ob wir zurückgehen können zum Übergang zwischen Bleistift und Farbe. Das ist ein sehr faszinierender Übergang, für mich ein faszinierender Moment. Und dann nochmal die Frage, ist es richtig, dass Sie selbst alles gezeichnet, alles verwirklicht haben hier? Genau, ja. Also ich sage immer, es gibt eine ganze Menge Comiczeichner, die besser zeichnen können als ich, und es gibt auch eine ganze Menge Autoren, die sich spannendere Geschichten ausdenken können als ich, aber es gibt nicht so sehr viele Leute, die beides einigermaßen können, und das ist sozusagen meine kleine Marktlücke. Ich zeichne inzwischen meistens nur noch digital am Tablet. Das Buch habe ich noch komplett mit Stift gezeichnet. Mit der Idee dahinter, dass vielleicht Leute an Originalzeichnungen von Lucky Luke eher interessiert sind als an meinen eigenen Zeichnungen. Die Farbe macht man aber inzwischen am Computer, einfach weil man viel mehr ausprobieren kann. Man kann Schritte vorwärts, rückwärts machen und man kann sich in Details reinzoomen. Inzwischen brauche ich für die Farbe aber auch mindestens genauso lange wie für die Zeichnung. Sì, allora è corretto. Devo dire che sicuramente ci sono molti fumettisti che sanno disegnare meglio di me, e sicuramente ci sono anche tanti autori che sanno inventare delle storie più belle di quello che sarei capace io. Però devo dire che io forse riesco a collegare tutte e due queste capacità. Qua volevo menzionare che ormai molte storie io oggi disegno solamente sul tablet, mentre questo qua è stato ancora disegnato con la matita, mentre invece il colore, ormai il colore si aggiunge attraverso direttamente sul computer, perché è più versatile, è più facile per sperimentare, per andare avanti e indietro nei vari passi. Benissimo, io prima cosa volevo ricordare, Ioanna, se ricordo bene come eravamo rimasti, al pubblico che ci sta seguendo, a chi ci sta seguendo, che magari potrebbe richiedere, come dire, un disegno giusto da far fare a Mawil alla fine di questa nostra chiacchierata, ecco, fra una mezz'oretta, va, diciamo così, magari Mawil ci può fare un altro disegno se arriva qualche commento da Facebook, da YouTube, a chiedere qualcosa, altrimenti lo chiedo io, che qualche cosa invento. E volevo ripassare un attimo a Davide e parlare, effettivamente entriamo in questo fumetto, in questo Lucky Luke italiano. Patrizio, salve, salutiamo Patrizio Cevaro. Allora, la particolarità secondo me di questo volume, di questa storia, è che lui, pur nel rispetto delle caratteristiche principali dei protagonisti, va a inserire un personaggio che va a scardinare tutte le logiche della narrazione. Cioè, spesso nella narrazione che cosa funziona? Il triangolo, lui, lei, l'altro. In questo caso il triangolo è formato da Lucky Luke, Jolly Jumper, che è il suo cavallo parlante celeberrimo, e la bicicletta, che è il terzo elemento che entra nella narrazione e scardina questo rapporto pluridecennale tra
il cavaliere e il suo cavallo. Quindi cambia completamente le logiche del western e lo fa con un'operazione che a me ha fatto immediatamente venire in mente il Butch Cassidy di George Roy Hill, dove la bicicletta ha un ruolo importante. Infatti ho fatto tutto il pomeriggio a ascoltare Burt Bacharach, che quindi ringrazio l'autore per avermi rinfrescato questa cosa. E poi tra l'altro c'è una piccola curiosità che ho scoperto facendo dei collegamenti, poi che un altro western in cui c'è la bicicletta ed ha un ruolo importante e poi lo chiamarono il Magnifico, diretto da Klucker, che è l'inventore di Trinità, con Terence Hill, che è stato nella serie televisiva proprio Lucky Luke. Per cui in qualche modo bizzarro si collegano dei fili che non era neanche voluto collegare. Ma che c'è quella mitica scena in cui Terence Hill prova addirittura a portare sulla bicicletta anche Bud Spencer, o no, non c'era Bud Spencer mi pare in quel caso? Secondo me in questo non c'era Bud Spencer, però sicuramente scene in bicicletta tra i due ne abbiamo, ne è piena la storia. Per cui niente, partendo da questo presupposto, anche se vogliamo piccolo ma geniale, scardina completamente la narrazione e lo fa però rispettando una delle logiche principe della serie fin dai tempi di Morris, e cioè mescolando la reinvenzione del western comico con la storia vera con la S maiuscola, perché i due personaggi creatori delle due tipologie di bicicletta che in qualche modo si affrontano all'interno di questo libro sono i due reali inventori di due tipologie di bicicletta, quindi è storicamente comprovata questa cosa. Tu giustamente poni l'accento sulla bicicletta e se Johanna è d'accordo io ripasserei la parola a Mauil, peraltro ci salutava Rossella Grasso in una lingua a me sconosciuta, no sto scherzando, ovviamente tedesco, e appunto ci saluta con un bel Guten Abend. E appunto volevo passare di nuovo la parola a Mauil per, sempre parlando di Lucky Luke, fargli raccontare il suo rapporto con la bicicletta. Sappiamo che è un ciclista eccelso e anche appassionato. So, ich möchte das Wort jetzt gerne wieder an Mauil übergeben zum Thema Fahrrad. Vielleicht können Sie kurz erklären, wie ist Ihr Bezug zum Fahrrad oder Ihre Leidenschaft für das Fahrrad? Tja, es ist so ähnlich wie mit dem Zeichnen. Ich habe als Kind Fahrradfahren und Zeichnen gelernt und im Gegensatz zu den anderen Kindern einfach nie aufgehört, sondern immer weiter gefahren und immer weiter gezeichnet. Fahrrad ist für mich das ideale Fortbewegungsmittel. Es ist nicht zu schnell und nicht zu langsam. Komme vorwärts und sehe was von der Welt und bin aber trotzdem noch nicht so schnell, dass ich jederzeit anhalten kann, einen Parkplatz finden kann, das Fahrrad reinnehmen kann. Also ich bin sehr viel auf Campingtouren unterwegs und genieße das. Allora, per me la bicicletta è un po' come anche il disegnare, perché da bambino ho cominciato a fare tutte e due, disegnare e andare in bicicletta. E questa passione è andata avanti, non ha mai smesso. La bicicletta per me rappresenta qualcosa di ideale, perché non è né troppo veloce né troppo lento. Ho la possibilità di guardare il paesaggio e anche di fermarmi quando voglio e quando decido di trovare un parcheggio e fermarmi. E per questo motivo sono anche molto appassionato di andare in campeggio con la bicicletta. Und ich mag natürlich auch den halt ökologischen Aspekt. Also es gibt wenig Erfindungen der Menschheit, die so viel Nutzen und so wenig Schaden in der Welt angerichtet haben. Also das kommt jetzt noch dazu. Und auf Bezug auf den Lucky Luke, als ich diese Anfrage bekommen habe, habe ich mir halt diese 90 oder 100 Bände angeguckt, die es bisher schon gibt. Und es wurden einfach schon alle Themen des Wilden Westens verarbeitet. Ich hatte dann zuerst eine Idee, irgendwas mit deutschen Auswanderern in Amerika zu machen. Aber das war so ein ernstes Thema. Und ich wollte immer schon ein Fahrrad-Road-Movie-Comic machen und habe dann recherchiert, historisch gesehen haut das einigermaßen hin. Die ersten Fahrräder tauchten dann auf Ende des 19. Jahrhunderts, als Lucky Luke aktiv war. Und das passte dann einfach die Geschichte, um dieses Fahrrad umzubiegen. E
poi ovviamente anche l'aspetto ecologico, che mi sembra molto importante della bicicletta. Cioè, mai un'invenzione come la bicicletta ha portato così poco danno o zero danni, è solo utile, è solo uno strumento molto molto utile anche oggigiorno. E quindi quando mi è arrivata questa richiesta di segnare un volume per Lucky Luke, io ovviamente mi sono messa a guardare, a sfogliare tutti questi volumi, 90 volumi, e ho visto che hanno trattato un po' tutte le grandi tematiche già. E una prima idea mia era magari di coinvolgere immigrati tedeschi negli Stati Uniti, però poi mi è parso un argomento un po' troppo serio, e quindi poi ho fatto anche delle ricerche sulla bicicletta e ho scoperto che la bicicletta infatti è stata poi introdotta negli USA proprio allo stesso tempo di Lucky Luke, quindi ho optato per questo tema. Was ich vielleicht ganz kurz noch sagen wollte, ich hatte auch nicht so richtig, also ich muss gestehen, ich kann Jolly Jumper nicht so richtig leiden, weil der immer so super cool und sehr altklug ist. In meinen eigenen Comics, sonst gibt es immer eher so die Loser-Typen, nicht die erfolgreichen Helden. Deswegen fand ich sehr, sehr krass, diesen Lucky Luke, mit dem immer alles gelingt und dann auch dieses kluge Pferd dabei zu haben. Deswegen habe ich versucht, den Jolly Jumper ein bisschen rauszunehmen. Und habe auch und das war für mich auch ganz gut, weil Lucky Luke, der sonst so perfekt als Held ist, der muss erstmal wieder neu lernen, klarzukommen auf diesem neuen Medium. Natürlich ist er am Ende auch ein super Fahrradfahrer, aber er muss erstmal mit dieser neuen Herausforderung klarkommen. E poi devo mettere un dettaglio. A me il cavallo Jolly Jump non risulta molto simpatico, perché lo trovo troppo sagente, troppo... io nei miei disegni, nelle mie storie, preferivo sempre più una figura, un loser, uno che perde, che ha tanti difetti. E quindi ho cercato di non coinvolgere troppo Jolly Jump, di lasciarla un po' largo, e invece concentrarmi su Lucky Luke, che deve imparare a gestire questo nuovo mezzo, la bicicletta, e gestire se stesso e intorno alla bicicletta. Ma infatti lo fa anche ingrassare, vabbè, non spoileriamo niente, diciamo così, della parte. Il fumetto è un fumetto meraviglioso, io me lo sono bevuto quando è stato, diciamo che l'ho letto tutto di un fiato, è veramente bello, ci sono delle scene meravigliose, io ricordo quella nell'accampamento degli indiani con la bicicletta, cioè una scena geniale, veramente. Spingo tutti ad andare a comprare il volume di Non Arte, e qui c'è Davide che lo farà per noi, cioè venderlo, intendevo, ovviamente. Siamo in conclusione di questa prima parte, per parlare proprio di Lucky Luke. Volevo far dire un'altra parola a Davide su Lucky Luke, appunto, e poi proviamo un mini esperimento. Sì, grazie. Una cosa velocissima, spero non risulti troppo momento Giorgio Mastrota. Volevo dire che oltre a il Lucky Luke di Marvel, che appunto è da pochi giorni in libreria, la prossima settimana, proprio giovedì 10, tra una settimana esatta, esce questo secondo volume che è Inferno di Cotone, okay, che ha due particolarità. Una, che esce in libreria, in fumetteria e in edicola in contemporanea. E l'altra cosa, che tratta un tema molto importante, perché Jules, lo sceneggiatore, che credo sia il suo terzo volume di Lucky Luke, ha affrontato fino adesso temi anche difficili, importanti, ha parlato anche dell'ebraismo, per esempio, in uno dei suoi volumi, e in questo caso parla delle persone di colore, c'è un personaggio, uno sceriffo realmente esistito di colore, in anni in cui lo schiavismo era stato abolito da davvero pochissimo. Certo. Per cui in questo momento in cui Watchmen, Lovecraft Country e altre serie televisive tentano di andare a recuperare un pezzo della storia americana per parlare di quella che è l'integrazione oggi, anche Lucky Luke lo fa attraverso un racconto di genere, un racconto anche umoristico, perché poi ci inserisce i Dalton, per cui tutto diventa un po' più leggero, ma racconta un tema
molto pregno, come spesso si è trovato nei suoi casi migliori a fare Lucky Luke. Benissimo, allora andiamo tutti in edicola. In edicola, ho detto bene, in fumetteria. Anche in edicola, fumetteria, libreria. Benissimo, benissimo, perfetto. Nel salutare Lucky Luke, e solo Lucky Luke intendevo, poi continueremo a parlare di Mawil. Peraltro noi volevamo proporvi un assaggino ovviamente del fumetto e con grande sprezzo della dignità personale, diciamo, e lavorativa, proviamo addirittura a interpretarlo con le nostre magnifiche voci, con l'aiuto sapiente della regia, ci proveremo a fare una mini lettura di questo meraviglioso fumetto di Lucky Luke. E io immodestamente faccio Lucky Luke, questo lo dico proprio ai posteri. Grazie, ho fatto Lucky Luke nella vita. Vabbè, senza... il cavallo non so chi lo fa. Oh, non me ne sono accorto. Ops. Riposiamo. Maledizione, questo non è il titolo che cerchiamo. Te l'avevo detto. Parla piano. Dovresti sentirti. L'avrai sicuramente svegliato. Taci, dormi ancora. Vero, mister? Shh. Hey. Posso esservi d'aiuto? Scusi, ci siamo sbagliati. Scusi, ci siamo sbagliati. Ma è meglio tenere gli occhi aperti di notte. Sa, questa zona è pericolosa. Che coppia buffa. Grazie per l'avvertimento, Jolly. Stavano di certo tramando qualcosa. Cerchiamo. Aiuto! Per favore. Per favore, tutto, ma non la cassa. Ma è proprio quella che ci interessa di più. Beh, direi fantastico, dai. Abbiamo anche, come dire, abbiamo anche trovato quasi un secondo lavoro, direi. Potremmo farlo di mestiere. Potremmo farlo di mestiere, dai, ecco. È stato bellissimo. Ringraziamo Davide anche per questa fantastica interpretazione. Quando mai avresti pensato di interpretare personaggi di Lucky Luke, diciamo, lo metto anch'io nel curriculum. Grazie Davide, saluto Andrea Rivi, saluto la nonna Arte. Grazie a voi. A presto per altre cose. Alla prossima, buona continuazione. Guarda, mi arrivano anche i fantastici complimenti di Chiara Magor, un'interpretazione magistrale. Bravissimi tutti, dice anche Cristina Campanile. Seguite la pagina di Viva. No, vabbè, questa è un'altra cosa, lasciamo stare. Ogni tanto qualcuno ci commenta così. Va bene, di nuovo salutiamo Davide. Ciao Davide, a presto. Ciao Davide, ciao. Eccoci adesso fra noi. Ma voglio chiedere a Mawil se gli è piaciuta questa interpretazione, Doris. Mawil, hat Ihnen diese Live-Lesung, diese Darstellung gefallen? Das Buch ist jetzt auch in Deutschland schon 2-3 Jahre draußen. Ich habe schon sehr viele Lesungen gemacht, manchmal mit Profis, aber auch sehr oft mit Amateuren, zum Beispiel gerade diese Woche mit einer Schulklasse. Die kannten das auch vorher nicht, haben das gleich losgelegt, ohne es vorher zu üben. Und ihr wart fast so gut wie die Schulklasse.
Allora, devo dire che ormai in Germania il volume è uscito già da 2 o 3 anni e ho fatto tante letture anche con professionisti. Proprio poi l'altro giorno sono andato in una scuola e abbiamo improvvisato con i ragazzi, però devo dire che voi siete stati quasi bravi come loro, siamo quasi allo stesso livello. Ioanna, sono contentissimo di questa cosa, veramente la scrivo nella biografia pure io. Ci saluta appunto Andrea Rivi, lo salutiamo, diciamo l'editore di Mauil, appunto della Nona Arte. Ci salutano tanti. Patrizio Cevaro ci chiede: Jolly che smonta la bici ingelosito sotto gli occhi di Lucky Luke, ma nel senso che ce lo stai chiedendo oppure volevi anticipare delle cose del fumetto? Addirittura c'è la nostra fantastica direttrice, eccola, salutiamo anche Maria Carmen Morese, eccola qua, sì, sono proprio io la Gliuc, mi manca solo la pistola e il cappello, yeah, io a cavallo non ci so andare, però in bicicletta sì, però potrei fare la Gliuc in bicicletta, va bene, dai, grazie assai, grazie, prima in tedesco significa perfetto, meno male. Grazie Patrizio, anche delle lezioni di tedesco, io prima o poi le prenderò grazie al Goethe, forse al 30° anno magari le prenderemo. Andiamo avanti perché stiamo andando veloci e vogliamo aver modo di parlare anche di Mauil altro che non sia la Kiuk, giusto Ioanna? Sì, giusto, e mi sai che ha proprio preparato qualcosa, una sorta di presentazione, quindi... Andiamo subito in medias res, direi. Dann kommen wir vielleicht jetzt wieder zu Mauil, aber zu anderen Aspekten von Mauil. Und wir glauben, Sie haben etwas vorbereitet zu diesem Thema, nicht wahr? Wow. Genau. Soll ich was dazu erzählen? Ja. Genau. Also ich mache neben den Büchern auch, verdiene ich mein Geld auch mit Workshops und ich zeichne auch für Zeitungen und Zeitschriften. Das ist der Tagesspiegel, eine große überregionale Zeitung aus Berlin und die hatten sich den Luxus geleistet, hinten immer exklusive Comics im Großformat zeichnen zu lassen. Da habe ich sozusagen jeden Monat einen Comic gezeichnet. Es sind einfach Sachen, die in meinem Leben passiert sind, viele autobiografische Sachen und deswegen... ging es auch immer wieder ums Fahrradfahren. Allora, qua vediamo il Tagesspiegel, che è un quotidiano di Berlino, dove ho l'onore di disegnare e di pubblicare i miei disegni una volta al mese, su vari argomenti, molti aspetti autobiografici e anche la bicicletta è spesso coinvolta. Also ich hatte sozusagen jeden Monat eine kleine Deadline, das ist immer ganz... praktisch, um was zu schaffen. Und ich habe einfach das gezeichnet, was mich gerade beschäftigt hatte. Wenn ich von einer Fahrradtour wiederkam, habe ich sozusagen eine Art Reisebericht dafür gezeichnet. In der Mitte ein paar Seiten aus dem Skizzenbuch. Da sind wir mit dem Fahrrad durch Georgien und Aserbaidschan gefahren. Und rechts zum Beispiel eine Tour mit meiner Frau durch die baltischen Staaten, also Estland, Lettland, Litauen. Allora, per me risulta molto comodo il fatto che c'è una deadline una volta al mese, così mi devo impegnare e fornire questi disegni. Disegno è quello che mi passa per la mente, qualcosa della mia vita in quel momento. Spesso sono viaggi in bicicletta, si vede per esempio un viaggio in Georgia, Azerbaijan, sulla destra si vede invece un viaggio con mia moglie nei Stati Baltici. Oder zum Beispiel in der Mitte einfach nur ein kleiner Ausflug an die Ostsee hier. Und ich meine, Deutschland ist, es gibt zwar viel Fahrradkultur, es gibt viele Fahrradhersteller, aber Deutschland ist das trotzdem das Land der Autos und das Land der Verbotsschilder. Und diese ganzen Fahrradverbotsschilder waren alle nur auf einer kleinen Ostseeinsel. Und das hat mich so aufgeregt, dass die Leute da anscheinend so Angst vor diesen Fahrrädern haben, das musste ich einfach sammeln und ich habe mich da, obwohl ich da nur mit meinem kleinen Kind lang gefahren bin, wie ein totaler Outsider oder Rebell gefühlt. Al centro qua possiamo vedere disegni dedicati al mio viaggio al Mar Baltico.
Da un lato è vero che in Germania è molto diffusa l'utilizzo della bicicletta, però anche definitivamente un paese delle macchine. E quindi sono rimasta sconvolta dal fatto che in questa piccola isola del Mar Baltico ho trovato tutti questi cartelli di divieto di ogni tipo, e quindi sono rimasta proprio colpito, scioccato da questo fatto. Mi sono sentita come un alieno in questo mondo, e così ho voluto dedicare una parte dei miei disegni a questo tema. Oder zum Beispiel auf der linken Seite I'm a poor lonesome cowboy, das war viele Jahre vor Lucky Luke. Ich bin mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren, hatte ein technisches Problem, das ganze Hinterrad hat sich aufgelöst und ich musste das Fahrrad bei einem Fahrradladen lassen. Es war unklar, ob es sich überhaupt eine Reparatur lohnt. Und ich bin mit dem sehr schweren Fahrradschloss, was man in Berlin braucht, und der sehr schweren Fahrradtasche nach Hause gelaufen. Und ich kam mir vor wie so ein Cowboy, der sein Pferd im Stich lässt und dann mit diesem schweren Sattel nach Hause zu Fuß laufen muss. E lì sulla sinistra invece si vede una storia intitolata I'm a Poor Lonesome Cowboy. Però questo racconta una mia disavventura a Berlino, in città, quando ho avuto problemi tecnici con la bicicletta. Ho dovuto lasciarla in un negozio e non si sapeva bene se si poteva riparare o no. E io ho dovuto tornare a casa con questa parte molto, questo lucchetto molto pesante in mano, e mi sono sentita come un cowboy solitario. Also das sind halt alles keine super großen spannenden Geschichten. Also ich erlebe jetzt keine spannenderen Abenteuer als normale Leute, aber sozusagen meine Leidenschaft besteht halt sonst immer darin, den Alltag, die kleinen Details, die kleinen amüsanten Details des Alltags möglichst treffend aufzuzeichnen. Und da gehört halt bei mir ganz viel Fahrrad dazu. E quindi, come vedete, queste sono tutte non grandi avventure, ma sono piccole storie della quotidianità che possono capitare a tutti, come capitano a me. E a me piace molto, c'è la passione di rappresentare, di disegnare queste storie, questi dettagli, anche divertenti, ovviamente, di questa quotidianità. No, infatti questi ci sono un sacco di questi piccoli dettagli della quotidianità del ciclista a Berlino, anche in Lucky Luke. Allora, adesso mi ricordo bene quando c'è questa scena in cui Lucky vuole trasportare la bici sul treno e viene fermato perché si possono trasportare le armi. Però non i bici, no? I bici è una cosa proprio tragica, troppo pericolosa, perché sconosciuta. Ich übersetze es jetzt zurück, ja? Okay. Genau, wenn ich das jetzt so höre, fällt mir auch ein, dass ich bei der Lektüre von diesem Band gesehen habe, diese Details oder auch diese, ich erinnere mich an eine Szene, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, als Lucky Luke eben das Fahrrad auf den Zug oder in den Zug einladen wollte oder musste und dann festgestellt hat, dass es zwar möglich war, Waffen zu verladen, aber nicht das Fahrrad. Ja, es gibt, wie gesagt, in Deutschland gibt es sehr, sehr viele Regeln. Ich bin neben dem Fahrradfahren auch großer Fan des Reisens mit der Eisenbahn, gerade weil man halt auch sein Fahrrad mitnehmen kann, aber halt nicht in jedem Zug, nicht zu jeder Zeit. Und das ist, wie gesagt, eine Szene, wo man sich so ein bisschen über die deutschen Behörden und die Unspontanität oder die Unflexibilität lustig macht, ja. Sì, infatti è vero che la Germania ovviamente è anche un paese dove ci sono tantissime regole, e io che sono un appassionato di viaggi sul treno, però noto che a volte è difficile anche portarsi la bicicletta, e ovviamente questa scena voleva prendere un po' in giro questo carattere di non essere troppo molto spontanei o flessibili. Also es ist auch so ein kleines bisschen eine Hommage an die Geschichten von Goscinny halt, der ja auch in den Asterix-Bänden zum Beispiel viele Details des heutigen modernen Lebens in diese in diese Gallia-Welt eingebaut hat. Io
doveva essere anche un piccolo omaggio a Goscinny, che pure lui spesso nelle sue storie, nei suoi disegni, cercava di portare qualcosa della vita moderna nella vita di Asterix e i suoi amici. Benissimo, io peraltro ci avviamo verso una rapida conclusione. Come detto, sono arrivate delle proposte di disegno, io provo a chiederle a Mawil, non lo so, diciamo, perché vabbè, c'era il nostro amico Kevin che ci chiedeva una cosa e anche lui ci faceva i complimenti per la performance attoriale, ma soprattutto Patrizio Cevaro ci chiedeva se potevamo chiedere a Mawil di disegnare appunto quello che io prima non avevo capito, ovvero Jolly Jumper che smonta la bici ingelosito sotto gli occhi di Lucky Luke. A me mi sembra un disegno anche abbastanza impegnativo e complesso. Doris, puoi provare a chiederglielo? Io non lo so se sia possibile. Ok, also es gab eine Anfrage aus den Kommentaren, glaube ich, von Patrizio, der wirklich gebeten hat, ob man zeichnen kann wie Jolly Jumper, das eifersüchtige Pferd, das Fahrrad, glaube ich, zerstört, habe ich das richtig verstanden? No, che fa? Nein, che smonta la bici ingelosito sotto gli occhi di Lucky Luke. Giustamente il problema Also praktisch Jolly Jumper, der auf das Rad steigt. Ah, der okay, Mond, das habe ich nicht verstanden jetzt akustisch. Der auf das Fahrrad steigt und fährt damit. Okay, ich kann es probieren, habe ich noch nicht ausprobiert. Soll ich jetzt machen? Jetzt? Ja, cool. Sehr gern. Nel frattempo che Mauri disegna, Johanna, peraltro sono arrivati anche i saluti di Maria Carmen a Mauri. Io vorrei che glieli dicessi tu, perché è sempre in tedesco, quindi diciamo evito. Sì. Sarebbero questi qui. Ah no, dove sta? Li ho persi. Non la vedo. Aspetta. Questi. Eccoli. Ah. Wirklich großartig, schreibt die Institutsleiterin Mabel. Wirklich großartig. No, Patrizio, vabbè, sì, ho capito. Giustamente Patrizio ci dice la bici smontata da Jolly. No, vabbè, mi sembra un po' complesso. Facciamo fare come smontata. Ho capito. Facciamo forse... Ha scritto smonta, no? Quindi, infatti, era smontare. Era smontare, però secondo me smontare diventa un po' impegnativo. Diciamo che già montare e far montare un cavallo in bicicletta, io ricordo sempre che il grandissimo Andrea Pazienza diceva che una delle cose più difficili da disegnare è comunque gli animali e un cavallo in particolare. Quindi, diciamo, già che Mawil riesce a disegnare in tempo reale un cavallo che sta andando in bicicletta, ma che volete di più, ragazzi? Ma dove trovate altre cose se non sul Facebook e su YouTube di Comicon? Faccio anch'io un po' di promozione nel frattempo che vediamo Mawil. Ma cioè, io pensavo stesse in difficoltà, ma invece lui va alla grande, disegna scioltissimo, Johanna, cioè altro che la grandezza questo, e la capacità, questo cavallo sulla bici. La grandezza e la capacità dei disegnatori di riuscire a venire fuori con un disegno da quello che noi magari pensiamo solamente. Ecco, infatti Patrizio è contentissimo, ci dice bello, abbiamo reso contento qualcuno. Magari poi ci facciamo fare una scansione e ti regaliamo l'immagine, Patrizio, perché, che peraltro è un nostro storico fan delle dirette che facciamo qui al Facebook di Comicon. Ci avviamo in conclusione mentre anche arriva anche il cactus, ecco. noi siamo molto contenti di questa diretta, Johanna. Io direi che peraltro ovviamente dobbiamo rimandare a un incontro anche fisico con Mawil quando si potrà. Sì, assolutamente sì, io me lo auguro tantissimo. Ci sono tantissime cose di cui volevo ancora parlare, ma mi rendo conto che il tempo passa troppo velocemente, quindi spero tantissimo in un incontro proprio in presenza di Mawil. Sì.
Wir hoffen also sehr, dass es bald ein persönliches Treffen geben kann und geben wird mit Marvel natürlich. Das wäre sicher einer der schönsten Wünsche, die wir momentan haben. Ja, das würde mich auch freuen. Also es gab dieses Jahr sehr viele Veröffentlichungen in anderen Ländern und normalerweise wäre das super anders gewesen, da überall hinzufahren. Es war für alle ein bisschen ein komisches Jahr, aber ich glaube, es geht uns immer noch verhältnismäßig gut, also mir zumindest hier. Sì, infatti, purtroppo è stato un anno molto molto particolare, ci sono state tante pubblicazioni in altri paesi e quindi si sarebbe inserito perfettamente anche l'Italia. Però, ripeto, è un anno particolare, però tutto sommato bisogna dire io sto ancora molto bene, quindi bisogna essere contenti anche così. Benissimo, benissimo. Ecco Patrizio che ci sei. Joanna, dillo tu tutto ciò. Perché ci sono un sacco di commenti belli sì, di gut. Saluto in tedesco. Però io credo che Mabel può anche leggere, no? Sì, certo. Scherzo, però magari non è impegnato in altro e allora non lo fa. Patrizio quindi ci ringrazia e mi dà l'occasione anche a me per ringraziare tutti voi, sia quelli che ci hanno seguito, la fantastica regia, Doris. E fare un ultimo saluto a Joanna e anche a Mawil. E poi chiudiamo questa diretta. Sì, allora anch'io voglio ringraziare tantissimo Mavil per la sua disponibilità, anche diciamo chiacchierare online con noi di Lucky Luke e di altre cose. Ripeto che ci piacerebbe veramente molto di incontrarlo di persona un bel giorno, che non sia lontano qui a Napoli. Con magari anche altri progetti, allora progetti futuri. Certo. Anzi, ce li aspettiamo. Grazie mille, molto interessante, dice Cristina Campanile. Mawil, grazie e salutaci in qualche modo. Vielen Dank an Mawil. Vielleicht können Sie auch noch, also für die Präsenz hier und vielleicht können Sie auch noch einige Schlussworte sprechen. Okay, ich fühle mich sehr geehrt für die Einladung, auch wenn es sozusagen nur eine Einladung in mein Arbeitszimmer hier war und ich in meinen Hausschuhen nach Napoli konnte. Ich habe mich sehr gefreut. Ich hoffe, auch ohne große Promotionsmaschinerie, dass viele Leser sich mal den Lucky Luke angucken und ich hoffe, auch wenn der ein bisschen anders aussieht als ihr gewohnter Lucky Luke, dass sie da mit dem Buch Spaß haben werden. Vielen Dank an das Goethe auch und vielen Dank an Alino und Alina, alle anderen Alinos und an Doris. Alina, Alino, Claudio, ci sono tutti. Doris, lì. Allora, per me è stato veramente un grandissimo onore questo invito, anche se in formato virtuale. Praticamente vi ho invitato nel mio studio e ho potuto andare a Napoli in pantofole praticamente. E ovviamente io spero che in questo modo, però comunque ho trovato tanti nuovi appassionati dei fumetti di Lucky Luke, anche se è un Lucky Luke un pochino diverso, un pochino rinnovato. E spero che vi divertite molto con i fumetti e ovviamente un ringraziamento particolare va al Goethe Institute, a Comic Con, Alino, Alina e tutti i comiconiani. Va bene, grazie Mawil, grazie tante. Joanna, grazie anche a te, Doris, veramente tante grazie per questo aiuto e alla regia, a tutti quelli che ci hanno seguito e ripeto, già abbiamo una buona notizia del prolungamento della mostra che ci ha detto Joanna, quindi appena riapriamo le porte da questo incubo in cui siamo tutti, ce ne vedremo delle belle, fumettisticamente parlando. Va bene, grazie assai, arrivederci a tutti. Ciao a tutti. Tschüss Mabel, ciao. Okay, ciao.